riflesce, lei riflesce. Gabriele. Siete pronti a tutto questa sera? Carlo. Clark. Gaetano. Assunta. Anche questo è un pezzo di vita. Perché questo non è un reality. Questo per me stasera è vita. Allora, io sono uscito adesso dalla trasmissione. La signora, se possiamo definirla così, Ilary Blasi, che non ha avuto il coraggio di tenermi il confronto, mi ha abbassato il microfono. Ma io adesso vi spiego come farò a dire la mia verità senza farmi abbassare il microfono, perché questo non è diritto di replica. Perché io, da una ragazzina di 30 anni che è in trasmissione solo perché ha sposato un ex calciatore che è capace di dire, non dire una parola in italiano, ma solo di tirare due calci al pallone, non mi faccio prendere per il culo. E allora ora, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati, perché adesso scateno l'inferno. Mi hanno cercato fin dalla prima puntata. Tutti quanti, prima, seconda, terza, quarta, ho sempre detto di no. Ho deciso di andare solo dopo che ho visto Silvia piangere lacrime vere. Ho ripromesso di non dar peso ai miei litigi con Ilary, a tutto quello che ci siamo detti. Abbiamo fatto un patto di rispetto tra le parti, anzi, sono voluto venire col sorriso e sono venuto vero in questo programma. Silvia, ho detto tutto ciò che pensavo e che sentivo, senza pensare cosa ci fosse intorno, le telecamere e tutto. E non volevo assolutamente litigare, perché in questo periodo della mia vita penso soltanto a fare le cose belle. Dimostrazione di questo. Avevo portato anche dei fiori fuori nel posto dove sono stato attaccato e censurato e dove mi è stato abbassato vergognosamente il microfono per combattere una battaglia personale in una rete pubblica, quando io mi ero preparato una battuta di sorrisi. Mi sono calmato, le volevo dire, facciamoci un giro in bicicletta, andiamoci a mangiare una pizza. Ma purtroppo il rispetto e la bontà non porta a nessuna parte. E ora, a mente lucida, rifletto su cosa fare, perché io non sono come gli altri. Ah bella, mi hai fatto arrivare a 1 milione di follower e poi Caciottara, te l'avevo detto prima io. Ah bella Caciottara con le sbagliature. La realtà. Quando finisce lo decido io, sì. E ti ho detto tu. Spegnimi, 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 spegnimi. Buona vita. La realtà. Quando finisce lo decido io, sì. E ti ho detto tu. Spegnimi, 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 spegnimi. Ragazzi, oggi il potere in televisione non conta più un cazzo. Ecco, lei mi ha voluto spegnere in televisione dicendo questa è la mia trasmissione, io ti spengo. Allora fate una cosa, perché oggi il vero potere in questo paese, ma anche in tutto il mondo, sono i social. Adesso io vi invito a tutti voi di scrivere sotto il suo profilo, ma soprattutto di schiacciare il dito e di followare Ilary Blasi e il suo profilo social, perché non è vero che non lo gestisce lei, lo gestisce lei, defollowatela! Ecco, oggi ne ha 535.000, ragazzi, domani la voglio vedere che scende a 400, cazzo. Domani deve scendere a 400, defollowatela! Perché qui, nel mondo dell'opinione pubblica, cara Ilary, non comandi tu, comanda l'opinione pubblica. Buona vita, Caciottara. Ahimè, ragazzi, voglio chiudere questa serata con una cosa che purtroppo mi dispiace dirlo, ma è giusta, perché io dico sempre ciò che è giusto. Una grande signora della televisione, in questo momento, una signora che fa programmi di grandi audience, non mi vergogno a dirlo, non faccio mai il suo nome, ma oggi lo devo dire, Barbara D'Urso, piacciono, è una signora conduttrice, la Blasinò, è la signora D'Urso, non mi avrebbe mai